Buonasera a tutte e a tutti quelli che hanno scelto una serata con Camelo Zampa, un incontro che ci fa molto piacere di presentarvi, anche perché per questa nostra diretta abbiamo due ospiti davvero speciali a cui dobbiamo molto, a cui siamo molto legate. E andiamo con le presentazioni. Io sono Sara Saurin, sono metà Camelo Zampa e qui di fianco a me c'è Francesca Segato, l'altra Buonasera. metà di Camelo Zampa, che adesso dovremo purtroppo spedire in regia perché qualcuno deve anche fare questo lavoro di coordinamento. E poi a parlare con noi di letteratura di qualità. Per lettori molto molto giovani, molto piccoli, 0-3 anni, abbiamo la professoressa Blezza Pickerle e il professor Luca Ganzerla. Vi dicevo prima, sono due persone a cui noi siamo molto legate, perché al di là della loro indubbia competenza ci hanno sempre sostenuto dalla prima ora di Camelo Zampa e ci hanno sempre dato dei consigli molto utili e anche molto affettuosamente hanno anche tifato per noi. E chi ci segue da diverso tempo conoscerà soprattutto il professor Luca Ganzerla perché ci ha onorati e anche ci ha fatto sempre con grande piacere, si è unito a noi in tante presentazioni, in tanti eventi. Chi è venuto ai nostri incontri, alle nostre presentazioni alla Fiera di Bologna sa di cosa parliamo, mentre per chi ancora non ci ha conosciuto, non ha frequentato i nostri eventi, questa sera avrà, insomma, il piacere di conoscerci. Dicevo, la professoressa Blezza Pickerle, andando più in dettaglio, è stata già ricercatrice e attualmente oggi è docente a contratto presso l'Università degli Studi di Verona. È una studiosa, una grande esperta di letteratura per l'infanzia e di pedagogia della lettura. Mentre il professor Luca Ganzerla è anche lui docente a contratto sempre presso l'Università di Verona e è sì, docente di letteratura per l'infanzia e dottore di ricerca in scienze dell'educazione e della formazione continua. Questi due grandi esperti ci hanno offerto la loro consulenza proprio a livello ufficiale, non dietro le quinte, per una collana che abbiamo lanciato proprio quest'anno, una collana appunto di albi illustrati per lettori dai 0 ai 3 anni. È una fascia d'età ancora molto da esplorare in Italia, perché vediamo che c'è una produzione magari molto abbondante, ma non sempre si può parlare di qualità. È un settore in cui non ci si può improvvisare e quindi anche noi ci siamo rivolte a loro proprio per ricevere la loro consulenza scientifica. È difficile parlare e soprattutto pubblicare albi di qualità, soprattutto per dei lettori così piccoli. E magari può anche sorprendere che dei bambini così giovani leggano proprio nel vero senso della parola, possono apprezzare i libri. Di solito quando si regalano dei libri a dei bambini, o meglio ai genitori, lo si fa più che altro con un occhio di riguardo per i genitori, scegliendo un prodotto che può piacere all'adulto. E invece qui vogliamo proprio parlare di libri di qualità perché sono proprio rivolti al bambino, sono a misura di bambino. E chiedo proprio alla professoressa Blezza Pickerle cosa vuol dire creare dei libri, pubblicare dei libri di qualità per questo tipo di lettori. Ecco, grazie e grazie dell'introduzione, un saluto a tutti. Grazie
Direi che questa collana rappresenta un mio sogno dai primi anni Ottanta, quando ho incontrato, ovviamente ordinando all'estero, i primi piccoli albi di Hélène Oxenbury. Quindi parlo di 1980, siamo nel 2021. Abbiamo avuto bisogno di un po' di tempo qui in Italia per, diremo, cogliere l'innovazione che porta anche questa collana. Allora, che dire di questa collana? È rivolta ai lettori dai primi mesi di vita ai 3 anni e nasce con un obiettivo preciso, quello di proporre albi illustrati che stanno dalla parte del bambino. Come ha detto giustamente la coordinatrice, molto spesso i libri li si guarda con gli occhi dell'adulto. E invece qui si propongono albi illustrati che stanno dalla parte del bambino. Cosa significa? Significa che soddisfano la sua curiosità, il suo bisogno di conoscenza di se stesso e del mondo, il desiderio di esplorare la vita, ovviamente attraverso le illustrazioni e poi anche quando ci saranno le parole, per costruire gradualmente la sua identità. Cioè, l'albo illustrato a partire dai primi mesi di vita deve essere un'esperienza che arricchisce il bambino, ma che soddisfa i suoi bisogni, non i bisogni dell'adulto, che direi sono importanti, ma forse, come ha fatto già Hélène Oxenbury, di cui accennerò un attimino dopo, bisogna veramente mettere al centro il bambino. E quindi in questi albi e in quelli che arriveranno in futuro, io auguro tanta fortuna alle, come dico io, Camelo Zampa, il bambino lettore dai primi mesi di vita diventa il vero protagonista. Protagonista, cosa significa che il bambino diventa protagonista? Che le ecco, questa è una cosa innovativa, non così scontata e non così comune. Cioè che le scelte editoriali, quindi la scelta del tipo di storia, dei titoli, degli illustratori, sono dettate da quello che è il bambino nella sua reale essenza. Cioè, cosa vuol dire? Quando si scelgono gli albi, si pensa al bambino così com'è, in tutta la sua ricchezza e complessità. Quindi un individuo di grande intelligenza e logica, che non è inferiore a quella dell'adulto, è diversa. Intuitivo, perspicace, acuto osservatore, molto più degli adulti, capace di, ecco, questa è una cosa interessante che forse abbiamo dimenticato, che ci dicono le scienze, capace di collegare logicamente immagini e parole per costruire significati, cioè per trovare i significati che ci sono nella doppia pagina o in tutta la storia. E non per niente gli studiosi parlano di questo collegamento, che è una grande risorsa del bambino a partire dai primi mesi, nei primi 3 anni di vita. Parlo di intelligenza analogica, questa grande capacità che abbiamo tutti, ma che nei bambini è super sviluppata, molto più che negli adulti. O si parla anche di bambino filosofo, sempre negli studi. Ma soprattutto facciamo tesoro dell'ascolto dell'infanzia, che attuiamo sul campo, e devo dire che io già negli anni 80 andavo negli asili nido a fare l'osservatrice e mi mettevo in un angolino e stavo lì mattinate intere, solo se, in modo da essere il più visibile possibile, solo ad osservare i bambini. E devo dire che poi, quando sono arrivati i libri che hanno spiegato tutta questa capacità, questa intelligenza, questo pensiero, tra virgolette, filosofico del bambino della fascia 0-3, e per me è stata una conferma. I grandi studiosi hanno confermato quello che i miei occhi avevano visto e le mie orecchie avevano udito. Quindi questa è una collana che, proprio per questi motivi, perché dietro c'è uno sfondo scientifico pluri e interdisciplinare, è in controtendenza rispetto a una certa parte della produzione. E anche perché qui, in queste collane, non c'è, e in questa collana non ci sono albi che hanno l'intento di insegnare o spiegare qualcosa al bambino, valori, comportamenti, tutto quello che di solito l'adulto cerca di fare. Ecco, ovviamente l'albo
non lo dice, però poi dipende dalla metodologia. Io posso avere un albo bellissimo, non istruttivo, però se dopo l'adulto, mediatore, differente chi sia, pone delle domande interrogatorie o spiega, è chiaro che non basta l'albo, ci vuole una mediazione. E su questo c'è bisogno di un po' di formazione. A parte questo, questa collana non è istruttiva. E perché la funzione istruttiva dell'albo per i piccoli e per i più grandi, e questo ve lo dice chi ha studiato storia della letteratura per l'infanzia, storia della pedagogia e quant'altro, da, è meglio che non vi dica gli anni, perché sono tantissimi, ecco, questa funzione istruttiva attiene al passato, a un passato anche lontano. Il fatto che la si trovi oggi non vuol dire che sia una novità o che sia qualcosa di positivo, vuol dire che forse bisognerebbe un po' rinverdire degli studi storici per capire che in realtà, come l'ha capito Oxenbury negli anni 80, gli albi illustrati per 03, 36 e quant'altro non servono per insegnare, e qui si offrono albi che non insegnano. Allora io adesso ho finito questa mia piccola introduzione e cedo la parola al... Io lo chiamo Luca, altresì detto professor Ganzerla. Prego Luca, a te la parola. Buonasera a tutte e tutti. Sì, io ho diciamo il compito qui un po' di integrarmi con quello che già ampiamente vi ha detto la professoressa rispetto alle età peculiari, un po' che le linee guida che ci siamo dati rispetto a questa collana, sperando di rispettarli il più possibile. E innanzitutto, andando più nel dettaglio, lo zenith primo, trattandosi di albi illustrati, è quello di privilegiare illustrazioni sì che siano artistiche, ma con determinate caratteristiche che sono necessarie per la psicologia della percezione di bambini di questa età, e quindi piene, tridimensionali, ma su questo tornerò alla prof, ma quello che ci interessa è anche un utilizzo pensato del colore, degli sfondi, degli oggetti. Bambini protagonisti. Ciò non toglie che soprattutto dai 24 mesi ci può anche essere, prenderemo anche in considerazione qualche storia magari con qualche animale domestico, antropomorfizzato, ma prevalentemente l'idea è che questa collana si riempia sempre più di storie per i bambini e con protagonisti e bambine e bambini. Poi, dovendo soffermarmi su due aspetti sui quali speriamo di dedicare tutta la cura che intendiamo dedicarvi, sicuramente una premura importante ce l'avremo nella selezione di titoli e autori. E qui crediamo di essere abbastanza in linea con quella che è stata un po' da sempre, si è consolidata nel tempo, la filosofia di Camillo Zampa, che è quella di recuperare e valorizzare titoli di qualità del passato, magari inediti in Italia oppure ingiustamente indimenticati. Questo però, attenzione, riscoprire e valorizzare il passato, più o meno recente, non risponde ad un'operazione vintage che va tanto di moda oggi, o nostalgica, o anche se volete meramente intellettualistica, un po' saccente, tutt'altro, riteniamo che sia un'esigenza, quasi un dovere, di restituire, in questo caso alla prima infanzia, opere che instancabilmente, generazione dopo generazione, hanno affascinato e sono state ascoltate e hanno saputo ascoltare bambine e bambini. Autori, come diceva la prof, che raccontano storie, e qui mi ricollego assolutamente, senza intenti moralistici, senza finalità istruttive, e che hanno il pregio di rappresentare la realtà, ma in un modo non scontato, non banale. Quasi instaurano una dimensione ludica, giocosa con il bambino, facendolo al tempo stesso sorridere e anche riflettere. Visto che è una collana, le collane guardano sempre a quello che sarà. E dopo Oxenbury, a chi abbiamo pensato? Beh, i prossimi due titoli, che usciranno a settembre 2021, riguardano un'altra grandissima artista. Il nome è Tana Oban si è deciso di optare per due titoli che rappresentano una sorta di filoni
che questa grande artista statunitense ha di fatto ideato, creato, è stata tra colei che le ha ideate. Il primo filone che lei in un certo senso ha sistematizzato agli inizi degli anni 90 è quello dei libri positivo e negativo, e sarà questo il titolo che portiamo, che cos'è. Sono libri pensati per un discorso percettivo, soprattutto della psicologia della percezione, per i primi mesi di vita, ma che abbiamo potuto vedere e osservare, sono poi apprezzati anche molto più in là, con fasce d'età più alte. Quindi hanno la loro trasversalità. E poi abbiamo portato l'altra grande anima dell'arte di Tan Hoban, che è quella della fotografia. Tan Hoban è considerata una delle più grandi fotografe della seconda metà del Novecento. Mi sembra che alcune sue opere, alcune sue fotografie sono esposte ad esempio al MoMA di New York e in altri musei molto importanti. A un certo punto della sua vita ha deciso di declinare questa sua arte per l'infanzia, per i ragazzi con dei quasi libri artista, e anche per la prima infanzia, e questo è in un certo senso il suo albo simbolo. Ed è un macrofilone che in un certo senso ha, lei ha avuto un ruolo importante a costituirlo, questo degli albi fotografici, certo fatti in un certo modo. Ma l'altro grande aspetto, che di nuovo riteniamo rientri anche nella filosofia e la linea editoriale di questa casa editrice, riguarda la cura della parola, soprattutto considerando che molti di questi libri sono di importazione, la cura della traduzione. Ribadisco, questo è un po' quello che noi ci siamo proposti e speriamo di riuscire a portare avanti con questa collana. E questi quattro titoli di Oxembury ci sembrano la cosa quanto mai più coerente e ottimale che potessimo pubblicare come esordio, una sorta di manifesto. Ecco, prima di iniziare, grazie Luca, grazie del passaggio, prima di iniziare a dire qualcosa su Hélène Oxembury, perché poi c'è tantissimo, ma qui un piccolo assaggio, perché i classici non sono solo i romanzi per adulti o i romanzi che conosciamo, i classici sono anche gli albi. Lei è un classico contemporaneo, perché ascoltare l'infanzia non è facile. Bisogna avere una predisposizione a guardare, osservare attentamente, decentrarsi da se stesso, i bambini. Perché lei solo in questo modo è riuscita a dare ai bambini qualcosa di cui loro hanno bisogno, non qualcosa che l'adulto vuole. E quindi già, come ha detto Luca, e queste sono le foto più o meno di oggi, inizia a pubblicare albi e quando li ho fatti arrivare, li ho trovati, poi li ho fatti arrivare dall'Inghilterra nei primi anni Ottanta, erano rivoluzionari, qui non ci si pensava, eravamo lontani mille anni di ogni luce, ma erano rivoluzionari anche in ambito internazionale, che negli anni Ottanta mettere al centro delle storie dei primi mesi di vita solo bambini e non animali antropoformizzati, era una cosa inconcepibile, assolutamente innovativa. Cioè, se voi guardate tutti i suoi albi illustrati, lei ha la capacità di seguire la psicologia, gli interessi e lo sviluppo del bambino dai primi mesi di vita fino a che diventa sempre più grande, quindi il bambino di un anno, due anni, tre anni, quattro anni, poi scrive anche per la scuola, per l'età prescolare, dai tre ai sei anni, no? Però lei proprio li ha seguiti, quindi se voi, ci sono gli albi che accompagnano il bambino nella sua crescita, cioè il bambino può vedersi rappresentato quando è piccolo e quando diventa un po' più grande. Queste sono alcune delle illustrazioni appunto degli albi che sono stati editi da Camelo Zampa, e poi lo seguirà anche quando diventerà un po' più grande, e questa è una cosa che non l'aveva mai fatto nessuno. Questi sono, ma ve li ha già mostrati, i primi quattro albi di Camelo Zampa, i suoi primissimi speculari quadrotti cartonati. Vi dico solo alcune caratteristiche. Allora, innanzitutto, perché qui io di solito quando faccio formazione lavoro molto su questi aspetti, allora, intanto lo sfondo bianco è qualcosa di eccezionale, che facilita, che tiene conto della percezione del bambino da un punto di vista psicologico.
e lo aiuta a capire l'immagine, perché l'immagine va capita, non va solo guardata. Bambini rappresentati non in modo piatto, ma in modo tridimensionale. E per cui quando lavoro con delle educatrici che hanno fatto ricerca o tesi con me, che fanno ricerca nella scuola, negli asili nido, i bambini la prima cosa che fanno, prendono l'albo e baciano i bambini che sono lì, se lo tengono al petto, come se è talmente veritiera la rappresentazione che lo sentono come un bambino vero. Altra grande intuizione è quella di aver messo l'oggetto a sinistra e a destra direi l'oggetto come viene vissuto, come viene usato. Questa è una cosa importantissima per raccontare le prime esperienze di vita quotidiana, le prime sensazioni, emozioni, le prime scoperte del bambino. Ma le prime scoperte non è guardare la luna o guardare le stelle, come ci sono in certi albi, tra l'altro stilizzate. Non è quello la prima scoperta del bambino, la prima scoperta è attorno a noi. Per il bambino tutti gli oggetti di uso quotidiano, tutte le realtà che sono vicine a noi, sono delle novità incredibili. E la cosa che è più strabiliante di Elena Oxenbury, che, guardate, sono solo 4 immagini che ho estrapolato dai 4 albi pubblicati da Camelo Zampa, guardate come con pochi tratti, con 2 puntini e pochi tratti di penna, questa donna riesca a raccontarci il mondo emozionale di un bambino. Allora, io quando leggo gli albi di Elena Oxenbury e poi parlo con il bambino, glieli leggo in un certo modo, il bambino ha già fatto un'esperienza emotiva. Comincia già nel momento in cui l'adulto gli parla ad essere alfabetizzato, perché guardate i vari stati d'animo che esprime. E ce ne sono tantissimi. Allora, già negli anni Ottanta, questo mondo di emozioni c'è negli albi illustrati, solo Oxenbury riesce a fare questo per la fascia 0-3. Quindi, a maggior ragione, oggi direi che un buon albo illustrato, in questo caso Oxenbury, rende inutili tutti gli albi costruiti ad hoc per insegnare le emozioni dei bambini, per alfabetizzare emotivamente i bambini. E quindi sono tutte emozioni da scoprire. Da scoprire perché? Perché bisogna parlare assieme. Il bambino si riflette e vede quello che prova lui.